Volete farvi la squadra dei vostri sogni e non avete crediti? Golda.com fa per voi e con il codice Joker avrete un piccolo sconticino. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo arrivati sulla nuova challenge, ragazzi, di quel fan che mi è stata consigliata. Ma ovviamente ho voluto portare un po' di modifiche, ragazzi. Quindi questa nuova challenge, mamma mia ragazzi, è basata su un'idea di un fan, dove è stata veramente messi tanti mi piace su quel commento. Io subito l'ho presa con me, ragazzi, vi ho detto di consigliarmela se anche voi la volevate vedere sul canale, ed eccola qua, ragazzi. Però ho voluto fare una modifica in questa, diciamo, nuova sfida, nuova challenge. Praticamente voglio usare una squadra tutta italiana. Infatti sono tutti i giocatori della Serie B, ragazzi, tranne lui, Mattiello, che è della Serie A della Juventus. Il resto è tutto della Serie B. Ho voluto fare questa sfida italiana, ragazzi, perché voglio usare una squadra italiana solamente. Quindi è una cosa anche più carina, anche se agli occhi vostri, ragazzi. Cosa voglio fare? Vi spiego brevemente come funziona questa nuova serie. Questa nuova serie sicuramente la chiamerò Road to Top Italian Team, una cosa del genere. Perché praticamente, come detto, io andrò a giocare sempre le mie due partite, ragazzi, al giorno, e vedremo chi sarà il top player della giornata. Quindi se in questo caso sarà lui, il COC Pasi, che intanto c'ha 4 piedi deboli, miei coglioni, raga. Se sarà Pasi, praticamente io andrò a sommare tutte quante la valutazione che sarà data alla squadra e dividerla per 11, in modo che posso mettere, che ne so, metti che fuori mi esce 80, potrò andare a mettere un giocatore italiano, solamente italiano, di livello 80. Eventualmente, ragazzi, questa è un'idea mia che io sto cercando di vedere, poi vedremo se andrà bene con questa prima puntata. Eventualmente non troviamo giocatori con quel, diciamo, overall o altre cose, possiamo sommare i gol che noi facciamo. Quindi ragazzi, vediamo un po', voi dovete dirmi sotto i commenti, veramente tantissimo ci tengo, ragazzi, se può andare la serie così. Quindi se eventualmente poi sarà sempre il COC ad essere il top player, diciamo, posso decidere io, sfruttando tutti i gol, quindi elimino tutti i gol che ho fatto, oppure elimino un gol o altre cose, posso decidere se mettere un attaccante, un esterno sinistro, un terzino o i difensori, perché di solito il CDC, terzini e difensori sono quelli più difficili che, diciamo, posso aumentare. Quindi se eventualmente sono sempre gli attaccanti, gli esterni sinistri o destro o il COC barra portiere, possiamo decidere noi, ragazzi, se mettere un terzino, un difensore centrale e un CDC. Quindi sarà noi, poi ce la postiamo un po' come vogliamo, non è quello il problema. Però spero veramente che vi possa piacere questa sfida. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi va bene quello che ho detto, nel senso che andiamo a sommare tutti i punteggi dati ai giocatori, li dividiamo per 11 e andremo a mettere il top player italiano, solamente italiani, ragazzi. Voglio farmi una squadra italiana top. Quindi possiamo decidere anche se mettere if, man of the match o altre cose, ragazzi. Quindi esclusivamente squadra italiana per questa challenge, ragazzi. Poi il nome credo che potrebbe andare bene, Road to Top Italian Team, una cosa del genere. Poi se avete altri nomi più brevi da consigliarmi, fatemelo sapere, mi raccomando. Quindi andiamo a farci subito le nostre due partite e andiamo a vedere come procederà l'aumento di questa squadra. Quindi andiamo subito, ragazzi, mi raccomando, ho bisogno di tutto il vostro supporto. Abbiamo una valutazione di 64, però un'intesa 100, perché volevo fare una squadra completamente italiana e di questo ne sono molto fiero, grande giocherino. Ragazzi, per questa prima sfida vi chiedo 25.000 mi piace, mi raccomando, arriviamoci, ragazzi, supportate queste serie, perché queste sono le serie scelte da voi fan che mi seguite a casa. Finita questa, o se vediamo che questa non è fattibile più andando avanti, le cambiamo, ragazzi. Potrò fare altre serie che voi mi consigliate, quindi mi raccomando, ci tengo veramente tantissimo. Andiamo a farci subito la prima partita di oggi, sperando. Oh, oddio, ho visto ping giallo. Sti cazzi, ci andiamo lo stesso. La voglio giocare a prescindere. Strasburg AS 64-35. Lui c'ha Bojan, c'ha Bojan e anche lui, c'ha anche Bizzarro. Intanto abbiamo Pettinari anche, e poi c'è anche uno che si chiama Madonna, raga. Oh, questo già mi parte con le skill, eh? Già, oh! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non ci credo! Mamma mia, ragazzi, subito! Le skill con chi era quello? Pettinari, Martinelli, sono tutti giocatori della Serie B, ragazzi, eh? Quindi la sfida sarà veramente epica, a parere mio, perché già che sto giocando con una squadra italiana, veramente è una cosa diversa, secondo me. Volevo cambiare un po' questa challenge, invece di fare sempre squadre straniere con
Agüero, Sturridge e tutti gli altri che sono strafortissimi, ci andiamo a fare una squadra italiana e ci andiamo a rompere il culo ai nostri. Eccolo lì che scatta. Cioè, scatta. Scatta è un po' una chiacchiera, però pettino. Oh! Mamma mia, l'errore, ragazzi. Eccola. Eccolo! Rigore. Calcio di rigore, ragazzi. Calcio di rigore. Attenzione, pettinari. Pasi, stia molto. E il carota! C'è il carota, ragazzi. Che spettacolo! Oh, questo pare Rodrigo. Pettinari! 1-0. Pettinari. Pettinari, ragazzi. Attenzione. Che poi c'è il cognome dello stesso amico mio, però va bene così. Pettinari, ragazzi. Subito 1-0, Giocherigno. E qui già prevedo veramente la strage proprio assurda contro questo. Che poi, ragazzi, scusate se sto parlando un po' così tanto in questo primo episodio. Però praticamente, se eventualmente questa serie, diciamo, potrebbe finire brevemente, non vi preoccupate, ce ne facciamo tantissimi di serie, ragazzi. Quindi sarete voi comunque a consigliarmeli. Quindi mi raccomando, ci tengo veramente tanto. E l'abbiamo visto sopra. E lo scambiamo sotto. E facciamo la finta. E c'è il gol! Oh, raga! Oh, raga! Oh, raga! Rodrigo Rodriguetto parso! Attenzione! 2-0 Giacchino. Qui non ci mettiamo né bonus quit né bonus niente. Ah, per adesso. Vediamo un po' come andrà a finire questa partita. Vediamo cosa riusciamo a cambiare. Attenzione, ti sei un po' fermato, bello mio. Però ancora no. Continua. Continua. A chi? A chi? Mi sa che è fuori gioco, raga, qua. Oh! Oh! Se ne va! Mamma mia, ragazzi! Champagne! Champagne da parte di Giocherigno! Qui facciamo puttare l'avversario. Mi si è tappato l'orecchio. Porca puttana, non ci sento più nulla. Che classe questo giocatore. Mattiello, Mattiello, Mattiello. Attenzione, se ne va Giocherigno. Prende la palla sotto. La dà così. Al volo. Mamma mia, ragazzi, che azioni, oh. Mamma mia, ragazzi, che azioni che sto creando con Giocherigno. Vittante, vittante. Attenzione, attenzione proprio, ragazzuoli, Questo è bello. Questo è bello, questo è bello. Bocian ci ha inculato. E invece no. E invece no, e invece no, ammazza come godo, invece no, da pinder culo. E il carotina, e finisce la prima partita, ragazzi, con 4-0. Che noi adesso ci andremo a segnare praticamente tutte le valutazioni che verranno date ai giocatori. O se lo sommiamo già il punteggio che potrebbe uscire, quindi facciamo così. Ci immuniamo di calcolatrice, perché io con la matematica faccio completamente cagare. Ci muniamo di calcolatrici, signori, e ci andiamo a fare il primo calcolo per vedere come possiamo fare. Allora, ragazzi, se io mi faccio il calcolo come ho fatto qui, praticamente con questa valutazione, sommando tutto, esce 859. Se io vado a dividere per 11 giocatori, mi esce 78,08. Quindi sarebbe da mettere un giocatore attaccante con valutazione 78. Se noi andiamo a sommare anche i 4 gol che abbiamo fatto, e per quello che io vi ho detto questa cosa, potremmo mettere già un giocatore con 82 di overall, ragazzi. Quindi questa non so se idea vi potrebbe piacere. Allora, andiamo a vedere un attimo Pettinari. Pettinari, Pettinari, Pettinari. Quindi 78 e 4, 82, ragazzi. Quindi già potrei mettere un giocatore con overall 82. E l'idea non è male. Andiamo a vedere quanto è Pettinari. Allora, raga, ho fatto il mio calcolo. Ho messo Quagliarella oro normale. Perché per mettere oro raro, già sono, dopo sarebbe veramente molto breve come serie. Quindi fai 3-4 partite, 4-4 episodi e praticamente è finito. Abbiamo messo già Quagliarella oro, ragazzi. Quindi nella prossima partita andremo a mettere, quindi si cambieranno due giocatori a partita. E per quello che infatti non voglio andare troppo oltre. Quindi già abbiamo messo 78, che sarebbe la valutazione che è uscita senza aggiungere i gol. Eventualmente, ragazzi, i gol segnati, quindi il punto per i gol segnati, li andremo ad aggiungere quando eventualmente non si arriva praticamente all'overall, diciamo, quello giusto. Oppure lo possiamo usare proprio nei casi di emergenza per altri punti, altre cose. Quindi per me, secondo me, è fattibile come cosa. E abbiamo messo Quagliarella, sempre, mi raccomando, squadra italiana. Beh, diciamo che la squadra lui si è messo nettamente superiore a me. Solamente che c'è un'intesa di merda. Però, ragazzi, sapete che io queste squadre non le giudico mai, perché non si sa mai chi sta dall'altra parte a muovere il controller. Allora, ragazzi, vi avverto che comunque di là abbiamo comunque un giocatore, a parere mio, bravino, quindi dobbiamo stare attenti. Ma noi partiamo subito. Partiamo subito con un po' di culo. Mamma mia, ragazzi, subito l'1-0. Ma non è Quagliarella. Attenzione, non ha segnato Quagliarella. Quindi, ragazzi, Frara,
Grande Frara, subito 1-0 con un gran bel gol poi, eh. Non riesce a fare il passaggio che dicevo io, questo l'abbiamo preso. Mannaggia la vacca. Vabbè, ma questo è anche bucio de culo, amico mio. Mamma mia, vabbè. Oddio, raga, qua si è vedato la segnavo. Bella, grandissima apertura. No. Fine primo tempo, ragazzi, siamo in svantaggio. Attenzione, 2-1, partita molto combattuta. Molto combattuta, mi sta piacendo veramente tanto. Ma noi adesso con Quagliarella, bello mio, ti andremo a segnare un gol. Grande. Dalla centro, come te viene? Dalla centro. Ancora. Fate l'impicci. 2 pari, ragazzi. Mamma mia, pittante. Il Rodrighino di Trichetto falso, perché gli assomiglia una cifra qua, cresta. Attenzione, tira un missile. Oh! Ah! Addio! Oh my god! Oh my god! Mamma mia, ragazzi! Brividi! Brivido felino! Dai, andiamola al centro, che potrebbe essere un gol di testa! No, che cazzo di fenomeno! No! Ragazzi, Quagliarella, tutum, spimba bam, stricche stracche, se lo abbracciano e si stuprano insieme. E finisce 3-2, ragazzi, va a vincere anche questa partita Giocherino con passi Rodrighino e Rodrighetto. E il CDC, attenzione, così mi piace. Vai, andiamo a farci il nostro calcolo. Allora, in questo caso, ragazzi, verrebbe 71,18. Quindi diciamo 71 di overall. Però abbiamo fatto 3 gol, quindi potremmo mettere 71 e 3, 74, ragazzi. Quindi potremmo mettere un overall 74, che sarebbe sicuramente un argento. Ragazzi, non è male però. Secondo me non è male come idea di fare questi calcoli. Poi ovviamente vedremo come andranno le lunghe. Però secondo me come calcolo non andrà male, perché già loro comunque partiamo da molto basso e sono comunque 63. Quindi dovremmo mettere un 71 con 3 gol. Visto che abbiamo fatto 3 gol, possiamo mettere un 74 di overall qui come CDC. Facciamo così, visto che comunque non c'è un 74 ma c'erano già 75, rimaniamo con il 72. Per me, ragazzi, secondo me potrebbe andare bene, perché già la prossima volta, se abbiamo più valutazione e facciamo più gol, quindi l'importante sarebbe fare anche tanti gol per sfruttare bene il fatto di mettere dei giocatori e migliorare la squadra. Quindi in questo caso abbiamo messo Quagliarella 78 e abbiamo messo un 72 di overall. Vi ricordo che già Quagliarella, se sommavamo anche i gol precedenti, potevamo mettere un 82. Visto che, ragazzi, possiamo fare anche così. Possiamo sommare, mi vengono queste in mente adesso, ragazzi, visto che io mi sto segnando anche tutti i gol che abbiamo fatto. Gol prima partita e adesso abbiamo fatto 3 gol seconda partita, ok? Visto che in totale abbiamo fatto 7 gol. Quagliarella abbiamo usato comunque il 78, che era il punteggio finale che è venuto. Questo qui, ragazzi, visto che era 71 e abbiamo messo 72, noi, che ne so, possiamo sommare tutti i gol che facciamo e poi li possiamo spartire per aumentare l'overall. In questo caso, per farmi capire, ragazzi, visto che era 71 era uscito, noi abbiamo messo 72, come se noi abbiamo sfruttato un gol, ok? Quindi in questo caso rimarrebbero altri 6 punti che noi poi, volendo, potremmo andare a sommare se non arriviamo a un punteggio buono con gli altri giocatori, ragazzi. Potremmo fare una cosa del genere, che secondo me sembra figa. Che ne so, se io adesso voglio sommare gli ultimi 6 gol che mi sono rimasti, potrei mettere anche un 78 come CDC. Capito il ragionamento, ragazzi? Io qui mi segno tutto, per tutta la serie, io mi farò un foglio dove mi andrò a segnare tutti i gol che facciamo e mi andrò a segnare tutti i gol che noi useremo. Quindi in questo caso abbiamo fatto 7 gol meno un gol che abbiamo aggiunto come overall al CDC e abbiamo messo il 72 argento. Spero di avermi fatto capire, ragazzi. Se per voi questa serie può andare bene così, ragazzi, andiamo avanti con un altro po' di puntate, vediamo come la riusciamo a strutturare bene anche con i vostri consigli. Vi chiedo gentilmente di arrivare a 25 mi piace, ragazzi, perché mi sto a scervere una cifra, non ho mai fatto con matematica così tanto nella vita mia. Niente, ragazzi, spero che questa serie vi potrebbe piacere tantissimo. 25 mi piace, prossimo appuntamento, quindi faremo un giorno sì, un giorno no, questa challenge Road Top Italian Team. Io lo chiamerei così, Road Top Italian Team, ragazzi. Vediamo un po' se per voi potrebbe andare bene. E niente, ragazzi, tanti buoni su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento del vostro Joker. Bella.